settimane fa abbiamo parlato di Wikipedia. Oggi parliamo del lato oscuro. Non di Wikipedia, ma dei wiki in generale. WikiLeaks. Mettiamo intanto i puntini sulle i e anche sulle j. La storia di WikiLeaks si intreccia molto con la storia del suo fondatore, Julian Assange. È ovvio. Tuttavia, non vado a parlare della storia di tutti i suoi problemi, perché il focus principale di questo video è la vita, la morte e i miracoli di WikiLeaks. Detto ciò, iniziamo. Anche se non ha bisogno di presentazioni, WikiLeaks è un sito internet dove vengono raccolti documenti segreti che in qualche modo sono stati trafugati. WikiLeaks è anche un'azienda che ha lo stesso nome, WikiLeaks, fondata inizialmente in Australia nel 2006, poi è diventata una sorta di multinazionale, non so come si chiama questo genere di aziende, non è il mio campo. Come ho detto 3 settimane fa, wiki significa veloce, leaks in inglese significa una perdita, una fuoriuscita. Nel caso di informazioni possiamo tradurre il verbo to leak come far trapelare. Le domande che tutti ci stiamo chiedendo, almeno io che mi sono posto, sono sostanzialmente due. Chi ha avuto un'idea del genere? E soprattutto, da dove vengono queste informazioni top secret? Certo, a meno che tu non ti chiami San Giuliano e fai entrare chiunque al ministero, certo, quello è un conto. Ma qua si parla di roba forte, cioè roba che scotta. Iniziamo dalla prima domanda. A chi venne l'idea di fare un sito contenitore di informazioni segretate? Se ci pensate, non ci vuole un genio. Sono quasi 80 anni che la gente, per esempio, vuole mettere le mani su quello che è veramente accaduto a Roswell, nel New Mexico. Anche io stesso mi posso mettere al computer e sviluppare il mio sito internet per mostrare la verità sulla regina Elisabetta. Ah no, quella è morta. Tutti noi vogliamo sapere la verità su qualcosa. Su questo punto di vista possiamo tutti essere d'accordo che avere questa idea non è una cosa difficile. E questo è anche dimostrato dal fatto che WikiLeaks è stato ispirato da un fatto di cronaca accaduto nel lontano 1971. Un certo Daniel Ellsberg, che faceva l'analista militare presso una certa Rand Corporation, aveva fatto delle copie di documenti riservati sul Pentagono che riguardavano la guerra del Vietnam, facendo così trapelare che il governo americano avesse imbrogliato il pubblico degli Stati Uniti dicendo che stavano vincendo la guerra. In realtà nei documenti risulta che loro erano a conoscenza, addirittura da diversi anni, che la guerra in Vietnam andava male e la stavano perdendo. Perfetto, l'idea è semplice. Ma dove li trovi i documenti che contengono la verità? Beh, lo trovi da fonti anonime, delle varie talpe, insomma, dalle famosissime gole profonde. E ovviamente quelli, diciamo, questi informatori, non li trovi al supermercato in cui dici dammi mezzo chilo di gole profonde. Ti devi fare una certa reputazione. WikiLeaks inizia nel 2007 mettendo online dei documenti che mostravano il codice di comportamento dei soldati e come, diciamo, dovevano trattare i detenuti di Al-Qaeda a Guantanamo. Per chi non sapesse cosa fosse Guantanamo, è una prigione militare americana, sita però a Cuba, dove, a quanto si racconta, i diritti umani sembrano cessare di esistere. C'è un vuoto normativo solo nella baia di Guantanamo. Nel 2008, 2 mesi prima dell'elezione dei presidenti degli Stati Uniti, WikiLeaks mostra delle mail appartenenti alla candidata vicepresidente degli Stati Uniti in supporto a quello che era in corsa all'epoca
alla Casa Bianca, che in particolare era John McCain. Accadde che un hacker che si faceva chiamare Rubico su 4chan era riuscito ad entrare nell'account personale di questa Palin, trafugando le sue email personali. Alla fine non ha trovato nulla di scandaloso, ma comunque sempre di violazione della privacy. E se ve lo state chiedendo, sì, l'hacker è stato catturato, era un ventenne di nome David Kernel ed è stato messo in carcere per un annetto circa. Un dettaglio fondamentale è che WikiLeaks e questo David non avevano nulla a che fare. L'anno successivo WikiLeaks posta più di 500.000 di messaggi che sono stati inviati nei cercapersone durante il famosissimo attacco, incidente, chiamatelo come volete, che accadde a New York nel 2001. Dunque, questi messaggi di cercapersone non erano documenti riservati come quelli che vedremo in futuro, ma comunque hanno una certa rilevanza storica, visto e considerato quello che è successo il giorno dopo. Mi riferisco il giorno dopo a... insomma, avete capito. Se avete mai preso un aereo negli ultimi 20 anni, sapete di cosa sto parlando. Dunque, riprendiamo con la storia di WikiLeaks. Julian Assange e WikiLeaks stavano facendo una bella reputazione e fecero esplodere la sua, diciamo la loro, perché anche di WikiLeaks, di reputazione, nel 2010. Cosa accadde nel 2010? WikiLeaks nel 2010 posta un video che riguardava il bombardamento di Baghdad di qualche anno prima, in particolare nel 2007, dove si vede che dei soldati americani fanno fuoco in un gruppo di civili e ne hanno uccisi parecchi, tra cui due di questi erano giornalisti. Non solo hanno fatto fuori questi civili, ma i soldati che hanno fatto fuoco si mettono pure a ridere. E da lì si scatena il putiferio. In particolare, cosa accade? Forse sarebbe il caso che ne riparliamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io come al solito sono Valerio e oggi parliamo di WikiLeaks. Non so come YouTube prenderà questo video, i presupposti per la demonetizzazione ci sono tutti, quindi vi chiedo gentilmente di spolliciare questo video, lasciare un commento, di iscrivervi al canale, perché magari alcuni di voi si vogliono iscrivere ma pensano che lo hanno fatto, ma in realtà non l'avete fatto, quindi è gratis tanto cliccare quel tasto iscriviti al canale. Non vi costa nulla, ve lo giuro, in modo tale da far capire all'algoritmo di YouTube che questo video, come tutti quegli altri che porto su questo canale, non fanno male a nessuno. Io racconto storie di informatica, parlo di informatica, cioè tutto, diciamo, innocuo. Dunque, cosa accadde quando il video con ladro al m***o è stato rilasciato? I militari che hanno fatto l'attacco, ovvero che hanno ucciso i civili, hanno subito delle conseguenze? Cioè, no, sono andata alla corte marziale, ma neanche per idea. Infatti, la mancata presa di posizione contro questi militari che hanno ucciso dei civili fece accendere il dibattito pubblico. Chi è stato arrestato e condannato è stato un certo Bradley Manning, 22enne, oggi conosciuta come Chelsea Manning. Manning è colpevole di spionaggio e abuso di sistemi informatici. È stata lei a fornire il video a WikiLeaks, ma anche altri documenti. Ovviamente, cosa è successo? È successo che l'opinione pubblica è esplosa perché questi fatti hanno raggiunto il pubblico generalista. E per questa cosa WikiLeaks da una parte riceve diversi premi, ma dall'altra parte al governo degli Stati Uniti non piace essere presi con le mani nella marmellata e quindi inizia ad avviare una vera e propria macchina del fango contro Julian Assange, che è il fondatore, come dicevo, di WikiLeaks, ma anche contro WikiLeaks stessa. Nonostante tutto questo, sempre nel 2010 vengono pubblicati altri documenti riservati, tra cui quelli che vengono definiti i diari di guerra afghani e i diari di guerra iracheni.
WikiLeaks in questo modo nel 2010 diventa quella che noi conosciamo come WikiLeaks in termini di popolarità, talmente popolare che nell'ottobre del 2010 viene creato il server. Tra un arresto e un rilascio del fondatore di WikiLeaks vengono pubblicate sul sito nel 2011 altri documenti, tra cui i documenti di Guantanamo, che sono 800 documenti militari segreti che raccontavano e documentavano quello che accadeva in quello che possiamo facilmente definire un girone infernale. Ma come campa WikiLeaks? WikiLeaks campa di donazioni, non ha pubblicità sul sito e riceve donazioni. Come ben sapete, il governo degli Stati Uniti non riusciva all'epoca a mettere le mani su Assange, quindi quello che fa è quello di mettere pressione sulle varie società del ramo finanziario, intimandole di smettere di operare con WikiLeaks. Cosa significa questa cosa? Aziende come PayPal, Western Union, Bank of America, Visa e Mastercard, tutte queste aziende chiudono i conti di WikiLeaks, così da non poter ricevere le donazioni. Infatti, oggigiorno, se volete donare dei soldini a WikiLeaks, lo potete fare utilizzando le criptovalute. Invece, se volete donare a me, potete utilizzare Ko-fi, potete offrire un caffè virtuale. Il link lo trovate qui sotto in descrizione. WikiLeaks barcolla ma non molla. Nel 2012 pubblica altri documenti e email. E questo è il periodo in cui Assange prende, prende la residenza presso l'ambasciata ecuadoregna, dove resterà là per diversi anni. Negli anni a seguire WikiLeaks continua a pubblicare roba, anche email che riguardavano Hillary Clinton durante la corsa alla Casa Bianca. Ora, stare qua ad analizzare tutti i documenti che WikiLeaks ha messo negli anni, secondo me non è il caso, perché non è il focus di questo video. Il punto di questo video è quello di raccontare come WikiLeaks, nonostante il potentissimo governo degli Stati Uniti, si è messo di traverso, sia ancora là, è ancora visitabile. Certo, Assange ha fatto una vita un po' del cavolo, ma quella, come vi dicevo, è un'altra storia. Ora, vi ricordate di Chelsea Manning? Lei aveva fatto 7 anni di carcere su 35 che gliene avevano dati, ma Barack Obama, allora presidente, ha commutato la sua pena. Tuttavia, è stata arrestata nuovamente nel 2019 perché si era rifiutata di testimoniare in un processo su quali documenti avesse fornito WikiLeaks. WikiLeaks, come dicevo, è ancora là, con il suo repertorio di documenti. L'ultima serie di documenti che ho visto, almeno quando risale a questo video, risalgono al 5 agosto del 2021. Perfetto, pinguini, questo era più o meno tutto quello che avevo da dirvi per quanto riguarda WikiLeaks. Un dettaglio che ho omesso è che WikiLeaks non è in effetti una piattaforma wiki. O meglio, in passato lo era, e infatti alcune pagine sono ancora con quello, stile wiki, e in particolare utilizzava MediaWiki. E non c'è neanche bisogno di utilizzare Wayback Machine, alcune pagine sono disponibili in formato wiki. Quindi, grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa pensate di tutta la storia di WikiLeaks. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo.